Ebbene sì! Ebbene sì, mi sono letteralmente infognato su FIFA 22 Ultimate Team, ragazzi, e andiamo ovviamente in questo contenuto. Lo avrete intuito dal titolo, vado a spacchettare perché ho dei pacchettini, perché sto facendo tante partite, perché ho rinforzato veramente tanto la mia Serie A, la sto rendendo sempre più forte e sempre più buggata, motivo per cui vi chiedo una marea di mi piace su questo video. Se volete il video in cui vi faccio vedere, ragazzi, come l'ho potenziata, perché vi assicuro che anche seguendo i vostri consigli sto creando una squadra veramente di quelle esagerate. Ma vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella, così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Vi devo ricordare ovviamente che ho anche un primo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo. Stamattina ho fatto uscire il pronostico gameplay di Italia-Spagna, semifinale di Nations League, mi raccomando non perdetelo. Ho anche un terzo canale YouTube non di calcio. Comunque, se siete interessati, come sempre vi invito a passare in descrizione o a cliccare qui per trovare tutti i canali. Siete pronti? Ah, una cosa, la carriera, state tranquilli, sta per tornare, però capite bene che in questo momento mi sta prendendo di più Ultimate Team e ovviamente c'ho un po' più de foga, la carriera arriverà veramente a breve. Allora, andiamo a negozio perché ho accumulato qualche pacchettino, però c'ho ancora qualche creditino. E ragazzi miei, qui c'è l'anteprima pacchetto oro premium, cioè mi fa, da quello che ho capito, mi fa vedere quello che dovrei pescare nel prossimo pacchetto. Quindi, se mi interessa, poi mi spendo questi 150 crediti. Se è così, ho capito bene? Se non mi interessa, non pesco con questo pacchetto. Pronti? Andiamo a vedere che cosa ci esce fuori. Tanto sicuramente ne uscirà niente, perché vediamo un po'. Muriel. Ma Muriel ce l'ho, ragazzi. Premi per saltare. Il pacchetto sarebbe praticamente codesto. Muriel, Krul, Kerer, e nonne, e zie, e cugine, e nipoti, e cognate. E 1000 crediti futti in realtà, Non è proprio cattivo, cattivo come pacchetto. Acquista pacchetto? No, non me ne può fregare. Non l'acquisto. Va bene. E quindi abbiamo scoperto che le nonne e che le zie. Va benissimo. Allora, adesso, eccolo qui, pacchetti promo. Ragazzi, hanno, aspetta, vediamo tutto. Allora, avversario mi può fregare. Pacchetti promo 2,50. Pacchetti oro, va bene. Pacchetti classici ce ne può fregare di meno. I bundles non ce ne può fregare di meno. Proviamo ad aprirci qualche pacchetto promo. La mia idea, in realtà, vedete che c'ho anche 11.000, quasi 12.000, come si chiamano, crediti, non ricordo adesso. Ecco, io li chiamo, chiamo per PES. Vorrei anche creare un'altra squadra, vorrei iniziare a crearmi anche una Premier League buggata, ma non vorrei vendere i calciatori che ho, non so se mi sono spiegato, perché attualmente non ho le possibilità di avere due squadre parallele. Pescando e spacchettando magari riesco a tirarci fuori qualcosa di interessante. Mi sembra ballato, oh! Allora, andiamo. 250 FIFA points. Sì. Andiamo a vedere che cosa ci esce fuori. Magari sono fortunato, magari come sempre la sfiga mi assa. No! L'ho cesso, ragazzi. Peggio non potevamo pescare una schifezza di quelle exaggerated, ma non voglio demordere perché c'è, sì, capirai. Pallina di vetro, Wang Jingju, Montoya, Pisello, Sput, Zabala, il cugino di Zibala, e va bene così. Questa è roba che se pia e se manna al cesso non ce ne può fregare. Insomma, sto pacchetto, ragazzi miei, una vomitata di quelle esagerate. Bene, abbiamo buttato nel cesso la bellezza di 250 saldi fanta milioni creditini. Ma ci proviamo nuovamente, perché io vedo che qualcuno, visto qualche pack opening qua e là con sti pacchettini, qualcosa ci ha tirato fuori. Ovviamente non è il mio caso. Ecco, Inaki Williams in realtà c'ha una velocità di quelle exaggerated, ma io non credo che costi qualcosa mettendolo sul mercato. Carius, no, mo fanno apposta. Clark Kent, Tessillo, Tessiglio, Dolt, Kiki, Cocco, a moglie di Goku, va bene. E sì, ce ne fa con gli smaglili, ragazzi, mi scarta oggetti, aggiorna oggetti. Vabbè, insomma, abbiamo capito che secondo pacchetto abbastanza vergognoso. Andiamo avanti. 250 FIFA points. Vediamo.
Stiamo finendo ovviamente i pacchetti. Allora, sì? Vabbè, vabbè. Questo è un fenomeno, ragazzi miei. Ma chi è che non vuole? Porco Diaz! 79 a 3. Ma io non ho capito. Al Thiago Mendes. Musso! Musso non è male! Musso per la mia Serie A non è. Piatti ancora va in giro. Taglia palle, cose. Castromonte. Ok. Niente. Se taglia le palle, gira, direbbe qualcuno. Sto per terminare i miei FIFA points, ragazzi, ma non mi arrendo. Io continuo a tentare la fortuna. Dai, no. Ma ancora non ho capito come fa un walkout, tra l'altro. Mario Fernandes. Ci sta una sega. A che? È 78. Ecco, Sequoia. Loftus Cheek. Qualcosina per la Premier. Ma consigliatemi se c'è sta qualcosa da... De Bono, qualcosa che uno dice, oh, sai che c'è. Altri 250 FIFA points e poi me ne sono rimasti 250. Dai, go, workout. Un po' di palestra. E tifosi del Milan. Lucas Spacchetta. Oh! Questo 10k costa. Ragazzi, questo 10k costa ovviamente. Sì, 30.000. Bono! Bono, non costerà mai. Vabbè, volendo, se scarta. Lo sapete che ci sono altri due da scartare? Sono altri 30k che poi mi posso spacchettare. Tette, culi e zinne, va bene. Oh, che succede? Bono. Dai, non è andata male allora. Questo se manna a casa perché tanto non ci famo assolutamente nulla. Scarta un 10 millino, ragazzi. E va bene. 250 pacchetto gioco. Scusatemi tanto, ma se io ho 250 FIFA points e mi voglio andare a Lucas Spacchetta. Ah, me sono finiti. Ah, giusto, mi scordo sempre che sono limited edition. Va bene, allora, se, visto che sono lì, ecco, limited edition, vi faccio vedere quello che accumula una schifezza. Allora, partiamo da due giocatori, 75-83. Vediamo se ci tiriamo fuori qualcosa. Te pare? Va, ammazza, che doti è, vai. È Luis Milla. Milka. Allora, mamma mia, ragazzi, il Dybala che ci ha creduto un po' di meno. Ok, va bene, lo mandiamo avanti. Allora, ci abbiamo pacchetto giocatore, due giocatori. Giocatori Ultimate Team, 12 giocatori. Qua, due giocatori. Prima famo questo e poi andiamo sui 12. Dai, questo walkout. City brasiliano difensore, ma sono 85. È buono. Thiago Silva. Qualcosa vale 53 di velocità. Ma così lento è diventato? O è sempre stato lento? 72 dribbling? No, perché su PES solitamente, insomma, un workout. Allora, vediamo un po'. Ecco, non è scambiabile. Non si può fare sconfronto. Va bene. Un ottimo 85, l'ultimo! Vediamo questo pacchettino. Vediamo se ci tiriamo fuori della roba buona. Non pensate, te pareva, vai! Un'altra volta! Ho pescato 100 volte. Nuno Mendes, ragazzi. Pensavo che era seria. Steffen con 3F. Poi Luiz Gustavo, Davis, Cacarà, Pacagnani, Magnani. Bene. C'è anche Aguero, ragazzi miei, però è la versione quella masterizzata proprio, capito? Quella te metti l'occhiaio, come fa Spider-Man, te li metti, dice, chi è? Aguero? È Aguerd. È a merd. E mandiamo tutto i scartini. Io ci ho provato, ragazzi, non ci ha provato. Ha visto? Mo, quando e se riuscirò, però, ragazzi, poi ci stanno i premi delle Weekend League, quando e se riuscirò. Una marea di mi piace, vi faccio vedere la mia nuova rosa. Iscrivetevi, attivate la campanella, profili socialista, coppia sotto descrizione, contenuti consigliati. Quest'anno però mi piace FIFA, mi piace, non sono uno scioppone, però quello che mi capita settimana per settimana snoccioliamo e vediamo che succede. Tia così. Ciao!